Max Onetto, uno dei promotori e ideatori di questa partita della nostalgia che si giocherà a Nardò sabato 17 giugno, cosa ci puoi dire di più? Beh, è un tuffo nel passato, insomma per me tornare qui è un po' rivivere le emozioni del passato, un posto che mi ha dato veramente un'esperienza meravigliosa, c'è nato un mio figlio a Lecce, quindi insomma ritrovare tanti ex compagni, tanti amici di mille battaglie e avventure diventa veramente una giornata da brividi. E quali giocatori ci saranno? Qualche nome ce lo puoi anticipare? Beh, ce ne saranno veramente tanti, devo dire soprattutto ex Lecce, ex compagni di squadra, possiamo parlare subito sotto elezioni di sindaco con Ticchio, ci sarà Mirko Vucini, ci sarà un campione del mondo come Simone Perrotta, ci sarà Marco Del Vecchio, ci saranno Sicignano, Gege Rossi, Colonnello, Giorgetti, insomma tutti nomi molto molto nostalgici, ci sarà Alberto Savino, ci sarà Max Tonetto, non so se ve lo ricordate. Sì, ce lo ricordiamo sulla fascia. Ci sarà Babù, ci sarà fammi pensare, ce ne sono tanti, ci sarà Cevanton, Giacomazzi, qualcosa forse vi ricordate anche di questi, ci sarà Cassetti. Poi insomma adesso qualcuno naturalmente me ne sfugge, ma insomma siamo una trentina e ben preparati. Quindi appuntamento a Nardò. Appuntamento sabato pomeriggio a Nardò, mi raccomando venite tutti. Grazie Max. Siamo con Andrea Bini, ideatore della pagina Serie A Operazione Nostalgia e organizzatore dell'evento di sabato pomeriggio 17 giugno a Nardò. Dici qualcosa di più. Sì, allora, questo qui è il terzo evento della pagina Serie A Operazione Nostalgia. Il primo l'abbiamo comunque fatto a Milano, il secondo a Roma, il terzo qui a Lecce, perché comunque abbiamo avuto il sostegno di tanti ex giocatori del Lecce come Cevanton e Tonetto che erano presenti qui con noi. Ci saranno più di 15 ex giocatori del Lecce, i due portieri del triangolare appunto saranno comunque Generoso Rossi e Sicignano, che sono tutte e due ex Lecce. Ci sarà Conticchio, Lima, Giacomazzi anche, che è molto amico della pagina. La cosa bella è che tutti questi ex calciatori sono diventati comunque degli amici proprio, che hanno messo la loro professionalità a disposizione e hanno comunque allargato la voce tra gli ex calciatori. Quindi siamo riusciti a portare qui in provincia di Lecce a Nardò più di 35 ex calciatori in questo modo, ecco.